esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio: doppio saltello più pugno alto. Via! Se non ce la fai, non saltare. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Prossimo esercizio: doppio saltello più calcio laterale. Via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Prossimo esercizio: corsa skip con torsione. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Evita impatti violenti con il pavimento per non provocare trauma alle articolazioni. Fai attenzione ad atterrare sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio: squat e pugno laterale più squat e ginocchiata. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, non superare con le ginocchia le punte dei piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio: doppio saltello più rotazione della gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio: squat con calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Corsa con calcio posteriore. Tre, due, uno, via. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondi frontali più squat. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, scendi meno durante affondi e squat ed effettua un passo laterale al posto dei salti. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Jumping jack con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondo posteriore più calcio frontale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Running jack. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice.
Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare o inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni sempre gli addominali ben contratti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Squat più plank and jump. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Esegui un movimento lento, sia in fase di salita che di discesa. Così non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Via. Prossimo esercizio. Jumping jack più calcio frontale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Rotazioni busto in piedi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Saltelli più crunch laterale completo. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non saltare. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Plank alta con passo frontale più rotazione. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, resta fermo in plank. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese, per riuscirci tieni l'addome contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch incrociato con salto. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondi laterali più salto. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte più pugno frontale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, effettua solo la corsa con ginocchia alte. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena, per mantenere il busto eretto guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch completo in piedi, gamba tesa. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te.
fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, plank più rotazione del bacino. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra. 1. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti, fissa sempre un punto sul pavimento. 2. Non sollevare o abbassare il bacino, testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. 3. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch incrociato in piedi più pugno frontale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, plank and jump. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, porta le gambe avanti senza saltare. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese, per riuscirci tieni l'addome contratto. 5. Non piegare le braccia durante salti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Via! Prossimo esercizio, burpees. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare quando ti rialzi. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. 5. Non piegare le braccia durante i salti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Mountain climbers. 3, 2, 1, via.
Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o arcare il collo durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Piegamenti tricipiti più calcio. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia il sedere a terra quando scendi. Mantieni l'addome ben contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare i gomiti durante la discesa per non gravare sulle articolazioni. Non ruotare eccessivamente il bacino. Concentra lo sforzo nella distensione delle braccia. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Flessioni con rotazione. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento quando segui la flessione. Non inarcare o piegare la schiena durante l'esercizio. Per riuscirci, mantieni l'addome ben contratto. Fai attenzione a non ruotare solamente il busto. Spalla e bacino si muovono contemporaneamente ed il braccio è ben disteso quando sale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Power crunch alternato. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni i piedi poggiati al pavimento. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Tieni l'addome ben contratto per non oscillare con il busto e non gravare sulla schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Power crunch completo. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni le mani poggiate al pavimento. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te.
Per non oscillare con il busto, tieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch completo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni i piedi poggiati al pavimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, twist a terra. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia la zona lombare al pavimento e tieni sollevate solo le spalle. Fai attenzione a ruotare solo il busto. Per aiutarti, mantieni lo sguardo fisso di fronte a te. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, plank laterale più sollevamento a bacino. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, V-sit-up, gamba singola. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia le mani a terra. Non inarcare la schiena, tieni l'addome sempre ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre,
2, 1, stop. Prossimo esercizio, sollevamento del bacino. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sollevamento cosce e piegamento gambe. Tre, due, uno, via. Fai attenzione a non sollevare mai il bacino da terra durante il movimento. Esegui il movimento lentamente per evitare problemi alla schiena. Non sollevare la testa, il collo deve essere sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via. Non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via! Il ginocchio della gamba posteriore non deve toccare il suolo durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! La gamba posteriore deve essere ben distesa per allungare il quadricipite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Stretching addominale. Via! Non sollevare mai il bacino da terra, così aumenterà l'efficacia dell'estensione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.